Ha fatto tua madre? Te la No. dico e poi la fai sentire. Faraonica. E se te la dico dopo in No. televisione? No, no, questo non te lo dico. A te che cosa è stato fatto? Cioè, tua madre, che cosa, quale forma? Cioè, Ho fatto quella forma vecchia. Sì. la faraonica? Che cosa ti ricordi? Non mi scordo. Eh? Ti sei ribellata? Sì, io contento così anche. Eri contenta? Sì, Non piangevi? niente. Non E ti. io per me è piccolo, non lo so, però quando è grande, contento così. Contenta? Perché contenta? Perché tutti uomini somalo. Ti piace questa? Ti Cioè, gli uomini somali. piace quella, Perché? No, marrabo. Marrabo. Perché non vuole? Marrabo, ma dove andiamo a sapere? Ma mi sa che è questo, ma lì andiamo a fare. Ma non è niente. Mi chiamo Kalime Yusuf Ismail, ho 42 anni, sposata, Con quanti figli? 11 figli. Ho lavorato al Ministero della Sanità In qualità di? di ostetrica infermiera. Perché sei arrivata qui in Italia? Sono fuggita dalla guerra, la guerra civile che stava in Somalia. Ho fuggito con 4 figli, col marito. Qualcuno mi ha informato che in aprile ci stanno i somali che hanno delle case da abitare. Siamo venuti qui, io e mio marito, siamo Quindi vi rimasti. siete sistemati? Sì, per dormire soltanto. Per dormire. Sì, per mangiare dovevamo cercare noi Un un lavoro. lavoro. Tu da dove vieni esattamente? Io vengo La proprio, tua origine? origine vengo da Afgoi. Da Afgoi. Sì, però sono nata a Mogadiscio. Mio padre faceva l'agricoltura, Aveva un'azienda? un'azienda. Quanti fratelli hai, quante sorelle? Io ho 6 sorelle e un fratello che hanno ucciso durante la guerra. L'hanno ucciso perché lui combatteva? No, non combatteva, non combatteva. Io ho mandato un po' di soldi e poi sono arrivati a casa per trovare. Hanno sentito che questo uomo ce l'ha un po' di soldi, l'ha mandato sua sorella che stava in Italia, poi hanno detto di darglielo i dollari che ti ha mandato la tua sorella. Lui ha detto mia Quindi sono sorella, entrati in in casa. casa, l'hanno ammazzato davanti alla mia mamma per riprenderlo quei pochi dollari che io l'ho mandato. Poi quando lui ha fatto tante chiacchiere, l'hanno ammazzato, poi l'hanno preso i soldi e sono andati via. Sono spariti. A Mogadiscio andavo a scuola di Corano, imparavo il Corano. Poi mio padre anche lui ha letto bene il Corano, mi interrogava anche di ripeterlo ogni tanto il Corano, di leggerlo tanto bene il Corano. E se per caso non l'avevi imparato bene, ti Mi puniva? puniva perché anche se tu fai un piccolo spaglio leggendo il Corano, ti dice non si legge così, si legge così così. Ti fa un po' Ti sgrida. ti sgrida, sì.
Quindi devi conoscerlo Devi conoscere perfettamente. perfettamente e devi leggerlo perfettamente. Cosa dice il Corano del rapporto fra l'uomo e la donna? A noi sappiamo che la donna e l'uomo non sono uguali. Il Corano dice che non sono uguali. L'uomo è l'uomo e la donna è la donna. Che vuol dire non sono uguali? L'uomo è più superiore della donna. Per esempio, se uno va a uccidere anche una, ammazza una persona, se quello è un maschio, lui paga, cioè una somma di 100, cioè, che vale un 100 camelli così, per ricompensare, cioè, questo fatto che lui ha fatto. Se sia una donna, invece di pagare 100, paga 50. Paga 50 euro. 50. E l'uomo, se l'uomo è superiore alla donna. L'uomo, se l'uomo è l'uomo è superiore alla donna, deve pagare 100 camelli, per esempio. Ti ho preso un esempio così banale. Per esempio, prende 100 camelli per pagare quell'errore che lui ha commesso. Se fosse una donna, invece di pagare 100, paga 50. Così la donna è meno del. Ma questo significa che la donna anche deve sottostare a quello che dice l'uomo. Certo, il Corano ordina di fare questo. Mi chiamo Anna Musa Ali, ho 43 anni, madre di 6 figli, nata e cresciuta a Mogadiscio. Prima ho lavorato all'Ente Nazionale del Commercio e poi mi hanno trasferito alla centrale del latte. Perché hai lavorato? Perché? Perché Hai hai lavorato? cercato un Il lavoro? lavoro? Per guadagnare. Dato che ho studiato dovevo anche lavorare e guadagnare. E non hai pensato di sposarti? Già, io mi sono sposata nel 69. Già ero sposata. E quando ho trovato il lavoro, nel 72, già avevo una figlia di 2 anni. Molte donne somale però non lavorano. Molte non lavorano, però ci sono tante che lavorano anche. Però a me mi piace lavorare. Mi piace essere libera di prendere quello che voglio. L'uomo che hai sposato cosa faceva? Lavoravo. Nel 78 mi sono sposata ancora, prima ero divorziata e poi nel 78 mi sono sposata ancora con mio marito che ho adesso. Ma il primo matrimonio l'hai È fallito. perché? Chi lo sa, a causa mia, a causa sua, non lo so. Io sempre dico che era il destino, per non parlare, perché non so. Però gli uomini e le donne somale si sposano e Sì, divorziano. per noi sposare è facile e divorziare è facile, come lo penso, perché ci sono gli uomini quando lo sposi, a volte ci sono quelli che non mantengono bene la famiglia, i bambini. Non guadagnano abbastanza? Non guadagnano abbastanza. E non vogliono che la donna lavori. Agli uomini non piace Non l'autonomia piace, della donna. E non piace. cosa dicono se una donna vuole lavorare? Dicono che io posso mantenerti, resto qua. Intanto loro vogliono che la moglie resti a casa con i bambini. Questo voleva il tuo primo marito? No, non era per questo. Siamo divorziati soltanto che non ci volevamo più. Chi ha chiesto il divorzio? Lui, perché dovrei dire a me? Ha Tu chiesto lui. eri d'accordo? E io ero d'accordo. Poi hai incontrato. Poi ho sposato nel 78 il mio marito che c'ho adesso. Marito attuale. Sì. E lui aveva altre moglie?
o era solo? Aveva della moglie. Quante? Avevo tre mogli. Quindi tu eri la quarta? Sì. E per te era una cosa normale oppure era un... Beh, se mi sono sposata che io lo sapevo, vuol dire che era normale. Non era un problema il fatto che lui avesse altre mogli? Beh, se era anche un problema, se già l'ho sposato, diventa normale, no? Certo, e le altre mogli cosa hanno detto? Diventano gelose. Che cosa ti hanno detto? Niente, non mi hanno detto niente. Perché non mi hanno visto. Non ci andavo da loro. Mica potevo andare da delle mogli che ho sposato il loro marito, se mi ammazzavano. Potevano farti? Potevano ammazzarmi anche. Lo fanno? Sì, una donna gelosa può fare quella che vuole. Perché tu che cosa hai visto? Hai visto degli episodi particolari? No, ho sentito solo, però non l'ho visto. Che cosa? Cosa fa una donna, insomma, da quando? Quando è gelosa. Non ho sentito una che ha ammazzato, però... Cosa si racconta? Si racconta che sono cattive quando sono gelosi. Io avevo paura, perché non volevo andare da loro. Qui. E hai quanti anni? 26. 87, 88 io sposate Mogadiscio. Dopo 89 io sta qua. E lui dov'è? In Kenya. E cosa fa in Kenya? Niente. Niente, ma lavora. Adesso è separata lui e me. Lui ti ha lasciata? Sì, ti ha lasciata. E tu hai sposato un altro ad aprile? Lui ha altre mogli? Sì. Quante? Uno. Ma prima lui si è sposato altre volte? Sì. Quante volte si è sposato? Non lo so. Quante mogli ha? Lui adesso una sola. Adesso ha solo te, vero? No, con l'altra c'è anche. C'è anche un'altra? Mm. E dov'è lei? In Kenya. E lei lo sa che tu ti sei sposata con lui? Non lo so, fino adesso forse non lo so. Non lo sai? Lui non glielo dice? No. Ma lui vuole tenere tutte e due? Sì. Vuole avere due mogli? Sì. Ma cosa dice il Corano? Il Corano ha detto che permette fino a quattro mogli. Lui adesso è due sola, un altro due cerca. Perché le donne somale quando vedono la telecamera si coprono il volto? Tutte donne somale musulmane. E la religione cosa dice? Che non bisogna vedere? Sì, sempre chiusa bene. E tu ci credi? Io sì, però adesso. Adesso? Adesso in Italia quando è coperto tutto non trovi lavoro. Quando italiano quante? Tutte somale quante e trovi il lavoro. Prima l'ombra telefono, la via è scritta, solo parlate telefono. Dopo ha visto la signora, quando l'ha vestito come italiane, la signora ha detto va bene. Cioè d'accordo. La signora dell'agenzia di lavoro? No, quella a lavorare. La persona su cui lavora, sì, quella domestica. Sì. Se ti vede vestita all'occidentale... Lei ha detto d'accordo, sì, va bene. Se invece ti vede vestito. Quando tutto chiuso, sommalo. Lei ha detto no. No, gli hai fatto paura, perché? È singaro nero. Rabbi, oh, Hasilo, Hakim, 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 Hak
l'Islam dice che la donna deve difendere la propria verginità. Sì, certo. Certo che difende la sua verginità, sì. La donna deve, la ragazza deve essere vergine quando non è sposata. Il Corano anche dice. E che cosa dice rispetto alla Sunna? Cosa dice il Corano? Rispetto alla Sunna? Alla Sunna, alla circoncisione, impone che alla donna? La circoncisione è una cosa che ci fa dire il Corano, di fare una sunna, la ragazza, la bambina femmina, cioè. In che consiste la sunna? Consiste che si fa un piccolo taglio dal clitoride, basta. Basta uscire un po' di sangue e si lascia così. E perché si fa? Si fa perché siamo musulmani, nel mondo musulmano tutto si fa questo. Ma che significato ha incidere e far uscire una goccia di sangue? Ha significato che ci dice il Corano che si deve fare la bambina femmina, questo insomma. E tu non ti chiedi perché? È perché un ordine del Corano, perché devo dire perché? C'è un altro modo che si fa, un'altra forma, che si chiama forma faraonica, che hanno inventato, insomma, i primi tempi dell'antica islamica, abitudine tribale. Che cosa consiste esattamente la faraonica? Consiste che si toglie tutto il gritore della piccola labbra, poi si fa una sutura. Si taglia? Sì, poi si fa una piccola... Poi si fa una sutura. Si fa suturare. In che modo? Dove è stato tolto? Si fa suturazione, si cuce, poi... Così si guarisce. Con strumenti? Ago e filo, sì, come si fanno i feriti, per esempio. Ma chi lo fa questo? Un medico? No, medici. Prima c'erano delle gente, tradizionalmente lo facevano. A te che cosa è stato fatto? Quale forma? Ho fatto quella forma vecchia. Cioè la faraonica? Sì. Che cosa ti ricordi? Non avevo nessun paura, però mentre che io partecipavo all'intervento ho avuto un po' paura. E chi era venuto? Un medico? Una donna. Una donna che faceva questo? Che faceva questo, sì. E quindi chi eravate? Eravate io, questa donna, tua madre e le sorelle? Le tre sorelle, cioè quando si fa uno l'altra si nasconde, cioè non si fa vedere come si fa quella... L'obbrizione, per esempio, quando non si fa vedere l'altra ragazza che doveva fare anche lei. Le altre signore stanno in una camera, le tengono i bambini nella camera e l'altra si fa l'operazione. Per prima chi l'ha fatta? Io ero la prima. Quindi hai dato l'esempio? Non ci siamo neanche visti durante l'operazione, io e le mie sorelle. Ognuno si mette in una camera per non far piangere l'altra. Ecco. E quindi cosa ricordi? Che ti hanno presa, ti tenevano stretta? Sì. Mi hanno preso, mi tenevano stretta e poi... Ti hanno addormentata o a crudo? No, non mi hanno addormentato. Cioè è stata fatta un'anestesia che non mi sentivo neanche addormentata. Un'anestesia locale? Locale, sì. Come l'hanno fatta? C'era una signora infermiera che vicina a noi, lei diceva faccio io l'anestesia, però non era così, un'anestesia locale era. Però mi sentivo lo stesso il dolore. Il dolore si sentiva? Sì. Gridavi? Certo. E cosa dicevi a tua madre? Che non volevi più farlo? No, mia madre in quel momento... Ti sei mai ribellata? No, mia madre l'ho visto dopo che aver fatto la circoncisione. Anche lei si mette un'altra parte che comincia a piangere anche lei quando lei sente i suoi bambini che piangono. E quindi con chi sei rimasta? Con le mie zie. Ah, c'erano anche le tue zie? Sì, sì. Erano loro che sì. Ti, no? Sì. Ti aiutavano? Sì. Tua madre quindi piangeva? Sì, certo.
Non voleva sapere neanche, sentire le nostre gride. E dopo? Dopo ci siamo visti, ci ha portato qualcosa da bere, ci siamo visti, basta. Ti ha incoraggiata? Sì, mi ha incoraggiata. Anch'io stessa ero contenta, solo che quel dolore finché mi passava piangevo. Però dopo eri contenta? Ero contentissima. Perché ti sentivi finalmente? Sì. Cosa sentivi? Finalmente che sono diventata una ragazza adesso. E prima? Prima non ero niente. Quando tuttora parlate mia madre, chi voi ha detto? Mia madre ha detto quello è Firon. Cioè Faraone sì, cuscita. E allora il dottore in ospedale te l'ha fatta? Sì, te l'ha fatta. E tu? Ti sei ribellata? Sì, io contento così anche. Eri contenta? Sì. Non piangevi? Niente. Io prima è piccolo, non lo so. Però quando io è grande, contento così. Contenta. E gli uomini che cosa pensano di questa cosa? Gli uomini ti piace questa. Agli uomini piace questo? Sì. Perché? Non ti piace quella in sunna. La sunna non piace? Mm. E perché? Cosa ti dicono? Perché quella è Faraone, è sicura. È sicura? Sì. Cioè che vuol dire? Che una donna è veramente vergine? Sì, sì, vergine, sì. E quindi è sicura che non ha fatto l'amore con altri uomini? Niente. Però è molto dolorosa. Cioè la prima notte, sì, sì. Quando fai l'amore, sì. Fa molto male? Molto male, sì. E l'uomo che cosa dice? È contenta così. L'uomo è contento? Sì. Tutti e due è male. Anche l'uomo? Sì, è male. Fa male anche l'uomo? Sì. E non dice niente? Niente. Piange? Piange, sì. E secondo te è giusto? Tu lo faresti a tua figlia? Se tu avessi una figlia, faresti la faraonica? No. Eh? No. Mia figlia, quando io ho avuto un bambino, mia famiglia e mia figlia no come io. Solo la sunna? Sunna, sì. Perché è molto problema. Adesso, fino adesso io stavo male, mi stressione. Ti crea dei problemi? Sì. E ti crea problemi anche quando partorisci, no? Quando hai un figlio? Sì. Altri problemi? Sì, sì. E dopo, per partorire, tagliano? Tagliano, sì. Aprono? Sì. E poi dopo tutto il parto? Tutto adesso, sì. Dopo il parto devi ricucire, è vero? Sì. E quindi soffri sempre? Sì. Lui deve essere il primo, se era una signorina. E in genere la prima notte per una donna vergine è molto dolorosa? Sì. E l'uomo che cosa pensa? Come che cosa pensa? Provoca dolore, no? Sì, perché anche lui lo sa che si sente male. A volte non toccano la prima sera. Ci sono tanti che non toccano la prima sera. Perché hanno... Perché anche loro hanno un cuore, lo sanno che... Che provocano del male. Sì. E perché non portano, per esempio, la donna in ospedale? Ci sono quelli che li portano. E quelli che non la portano perché lo fanno? Devono dimostrare qualcosa? Sì, perché uno che porta la sua donna in ospedale, dopo può darsi che dicono che non sei un uomo. Può darsi che dicano. Quindi l'uomo deve... Sì, sono orgogliosi. Deve dimostrare? Deve dimostrarsi che è un uomo. E quindi deve... Deve fare da solo. E la donna deve accettare. E deve accettare. Ma non può fuggire la donna? Ci sono quelli che fuggono. Però sempre tornano. I genitori li fanno tornare. Il padre e la madre? Sì, fanno tornare. Perché è un peccato che una ragazza, una signorina sposata scappa dalla casa. Da noi è un peccato. Deve restare con suo marito. Mi racconti un sogno che fai di notte?
perché di notte non sogno, quando dormo. Non ho mai sognato. Quando dormo. Quando dormi non sogni mai? Non ti è mai capitato? No. Non so, a volte credo di sognare, però di mattina non mi ricordo. Non ricordi niente? No. E di giorno? E di giorno? Sogni occhi aperti? Sì, sogno occhi aperti. Sogno quelle che mi piace. Cosa vorresti per il tuo futuro? Per il mio futuro? Vorrei che la mia terra diventasse come era prima. Andare a stare con i miei figli, avere tanti soldi per mantenere i miei figli finché saranno grandi. Quando sei arrivata in Italia? Sto tre anni in Italia. Sei arrivata prima della guerra? Sì, prima della guerra. Perché sei venuta? In cerca di fortuna. Mi hanno detto che in Italia si lavorava e si trovava lavoro. Allora volevo lavorare e poi tornare. Ma magari tu avevi un lavoro? Avevo un lavoro, però i soldi non bastavano. Quindi sei venuta in Italia? Sono venuto qua in cerca di fortuna. Cosa hai trovato? Dopo 4 mesi ho trovato lavoro, ho lavorato. E poi sono 1 anno e mezzo che non lavoro. E come fai a mantenerti? A volte lavorava mia figlia. Quindi vi mantiene lei la famiglia? Sì, adesso però anche lei non lavora, perché in Italia se trovi lavoro dopo sempre non lo trovi. E tuo marito lavora? No, perché qua gli uomini, la maggioranza non trovano lavoro. Poi mio marito non è giovane. Quindi è più difficile. Sì, è più difficile. Se torna la pace in Somalia, tu cosa fai? Vorrei tornare. Lì hai dei figli? Sì. C'ho figli. E che stanno con mia sorella. Da quanto tempo non li vedi? Da 3 anni. E cosa vuoi fare in Somalia? Vuoi lavorare? Come immagini il tuo futuro? Sono venuto qua in cerca di fortuna, non ho trovato niente. In Somalia è tutto distrutto. Non so come posso dire che vedo la mia, il mio futuro. Lo vedo nero. Senza soluzione. Senza soluzione, perché qua non c'è niente. La Somalia è distrutta. Allora è meglio stare con i tuoi figli e tornare. Non credi alla pace che stanno trattando, alle trattative di pace di Addis Abeba? Non credo, perché se dovevano fare pace, prima non dovevano distruggere tutto. Ma adesso stanno cercando di rimettere le cose a posto. Ci vuole del tempo. Insomma, le varie tribù si sono accordate. Speriamo che si accordano, perché a me mi piace che la Somalia diventi come era prima, che c'è la pace. Perché quando stai in Somalia, stai a casa tua.